per spiegare all'aeroporto di Capo Teulada, ecco i nostri aerei dove atterrano e dove decollano, passano sulle antenne dei nostri palazzi, sia nell'area collinare che su San Carlo all'Arena. Questa è la folla in una giornata ordinaria che va verso i jet, la dimostrazione che non c'è neanche lo spazio per camminare, quindi un aeroporto inservibile. Questa è la dimostrazione di come le piste sono ultraffollate e che possono nascere problemi alla sicurezza del rigore. Un aeroporto internazionale non può avere questi tipi di bagni, 3 bagni per tutti i jet, cioè c'è la fila di chi deve usufruire dei nostri servizi. È la dimostrazione evidentemente che l'aeroporto di Capo Teulada è tarato per i 7-8 milioni di passeggeri all'anno e non può essere utilizzata invece per 12 milioni di utenti. Noi riteniamo che c'è un pericolo costante per la città, ma ci sta anche un eccesso di lavoro per i dipendenti all'interno dell'aeroporto che possono causare problemi alla sicurezza. Cosa chiediamo noi? Noi chiediamo che l'aeroporto di Capo Teulada resti come aeroporto internazionale. È da folli pensare che diventi intercontinentale, mentre invece chiediamo a Giorgio Meloni di inserire nel piano nazionale dei trasporti Grazzanise come aeroporto intercontinentale. Il sud ha bisogno di un aeroporto che sia anche cargo. Le merci del sud vanno a nord, a Torino Caselle o a Milano, per raggiungere gli altri continenti. Noi abbiamo bisogno quindi di Grazzanise come aeroporto meridionale e come aeroporto per definire il piano aeroportuale della Campania. Come problema di organizzazione sull'aeroporto di Capo Teulada siamo stati costretti, ahimè, purtroppo a denunciare in termini di sicurezza sul lavoro e organizzazione a tutti gli enti preposti, sia all'organo di vigilanza ENAC, ispettorato e ASL. Già alcuni passaggi sono stati fatti. Ahimè, purtroppo non c'è stato un approccio a rimediare questa cosa e siamo stati ulteriormente costretti ad avviare una fase di conflitto e di procedure di affidamento all'interno dell'organizzazione. Gli operatori handler oggi sono totalmente massacrati da turni, lavoro, ognuno di loro lavora per 4, non hanno i tempi di recupero loro, non hanno la possibilità di recuperare tempi di riposo e nemmeno a fronte alla mole di lavoro. 13 milioni di passeggeri quest'anno si chiuderà, ben venga, sono come dire turisti che arrivano alla nostra città, ma contenere quella mole di lavoro oggi con la movimentazione che c'ha l'aeroporto è diventato purtroppo una cosa esasperante. L'aeroporto di Salerno, che è stato appena aperto, sì, ha attenuato, può attenuare in qualche modo? Ad oggi non ha attenuato, c'ha altri voli, è stato avviato, c'è una fase di start up che abbiamo come organizzazione anche condiviso con il gestore stesso. Tranquillamente ci sarà attività lavorativa, ma ad oggi niente è stato spostato da Napoli a Salerno. Certo è, crea nuova occupazione, ben venga, perché quello è l'obiettivo comune di tutti, quello è il lavoro che bisogna fare in sinergia un po' tutti, parte pubblica e parte privata, per gestire, far crescere la città. Per quanto riguarda la mole di lavoro, di atterraggi e decolli, Salerno ci vuole un po' di tempo per decollare. Sì. Noi ricordiamo che già all'epoca, nel 2007, venne stabilito realizzare nel piano, venne inserito nel piano nazionale aeroporti, su iniziativa dell'allora senatore Siniscalchi, l'aeroporto di Grazzanise. Era aperto Grazzanise, è un aeroporto militare, l'esercito ha dichiarato di non averne necessità. Si trova in una zona in cui gli aerei, diciamo, avrebbero massima possibilità di atterrare e di decollare in grande quantità. L'obiezione che viene fatta è che sarebbe a 30 km dalla città, ma praticamente non è difficile stabilire un collegamento con la città di Napoli. I cittadini di Napoli sono oppressi per il fatto che già la mattina, poco dopo le 6, e anche la sera tardi, ma anche durante la giornata, ci sono i problemi di grande rumore, perché praticamente gli aerei passano sulla città, passano a poca altezza dai palazzi della collina, per esempio del Vomero, dell'Arenella, e tendono ad abbassarsi proprio verso Capo Teulada. E nello stesso tempo non c'è solo una questione di rumore, c'è anche una questione di smog,
praticamente gli smog, insomma l'inquinamento da scarico degli aerei. Salerno Costa d'Amalfi è un aeroporto che sabato scorso ha permesso, diciamo, si sono svolti 5 voli a Salerno Costa d'Amalfi, a differenza dei 350 dell'aeroporto di Capodichino, e che naturalmente è una bella e sostanziosa differenza. Per questo motivo noi richiediamo vivamente che si possa ritornare e si stabilisca una volta e per tutte che l'aeroporto che deve essere l'aeroporto della città a favore della città di Napoli e del Meridione deve essere l'aeroporto di Grazzanise.